Questo perché non debutto, non debutto se palco nel concertone, perché sono nato nel 2020 ma ero stata un'edizione così. Assolutamente. Quindi io la vivo onestamente come un debutto. Per me non c'è concerto senza pubblico, quindi per me è come se fosse la prima volta. Quindi speriamo di fare bene. Senti, hai un album in uscita romantico 26 di maggio, cosa ci puoi anticipare? È un disco pieno di coraggio, di leggerezza alla Calvino, di poesia, perché ho provato a scrivere alla mia maniera delle mie storie, dei miei paradisi, degli inferni di questi ultimi 2 anni, e romantico lo vivo con un atto di coraggio. Siamo tutti un po' più lui sul divano a fare solo like a una foto di qualcuno che ci piace, invece questo è un atto di coraggio, come dire, essere romantici e discorsi nei sentimenti non è debolezza, non è fragilità, ma essere romantici. Quindi qual è secondo te la più grande evoluzione di questo tuo disco rispetto al precedente? Il fatto che non sento il peso che mi schiacciava un po' prima negli ultimi tempi di dover dimostrare qualcosa che ti fa sentire veramente il fiato corto in generale, e in questo ultimo anno e mezzo ho lavorato affinché sentissi meno questo dovere, e questo invece è a sentire più il piacere di condividere, di scrivere senza tradire la mia cifra stilistica, di continuare a cercare un suono che fosse per me figo ma naturale, autentico. Quindi questa minore pressione, anzi la perdita della pressione, si è estesa anche al live, cioè l'hai vissuta tutta la tua vita da artista? Sul live in realtà no, io me lo sono sempre goduto. Per me è un momento di incontro con le persone, quindi è la vera ragione per cui questo mestiere l'ho studiato da una vita. Quindi il live no, ovviamente c'è la tensione, ma in generale io sia nel lavoro, quindi nella musica, che nella vita in generale, sono uno che ha sempre sentito un po' il peso di dover dimostrare che posso piacerti, che posso conquistarti, che anche io posso avere questa opportunità. E mi stavo un po' schiacciando, mi stavo un po' appesantendo personalmente, e ho iniziato un lavoro con una psicologa ovviamente per alleggerire questo e godermi un po' più la vita in generale. Ci sto riuscendo e secondo me si sentirà anche in questo disco. E anche nel set che farai? Assolutamente sì. Come dove lo organizzerai? Ci sarà un medley di Arseni che vieni a ballare, quindi una ballad per abbracciarci, un po' di ritmo per sudare, e poi ci aspettiamo Mattina, che è il mio singolo ultimo che anticipa il disco romantico, quindi let's it. Niente anticipazione al disco nuovo? E il disco nuovo avrà 2 feat molto belli, a cui io tengo particolarmente. Lo scopriremo. E lo scoprirete, grazie a voi. Grazie.